Bentrovati a una nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Macron, lavorare per un cessate il fuoco e garantire protezione dei civili. Dance for Oncology, il ballo per i malati oncologici. Manovra, taglio pensioni, lo sciopero dei medici si farà comunque. Il caffè alleato contro il diabete di tipo 2. Si deve lavorare per un cessate il fuoco e per garantire la protezione immediata dei civili. Lo ha detto Emmanuel Macron durante la conferenza umanitaria su Gaza a Parigi, a cui ha partecipato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato come l'Italia abbia già inviato una nave con forniture sanitarie e come stia lavorando assieme a Stati Uniti ed Egitto per predisporre un ospedale militare a Gaza. Dance for Oncology è un'iniziativa ideata da Caroline Smith, presidente della giuria di Ballando con le Stelle, nonché paziente oncologica, per offrire corsi di ballo gratuiti ai malati oncologici. Sentiamo l'onorevole Vanessa Cattoi. È molto importante accompagnare il percorso dei malati oncologici sia nella fase iniziale di diagnostica della malattia che nella fase successiva, e penso che questa iniziativa sia volta proprio a cercare di includere, quindi con un'inclusività molto positiva, il malato oncologico all'interno di un'attività che di fatto gli permette di toccare con mano una socializzazione che di fatto gli manca nel periodo soprattutto più aggressivo della malattia. E quindi noi come parlamentari accogliamo favorevolmente queste iniziative che vedono coinvolte i malati oncologici e soprattutto ci sprona ancora di più ad andare avanti nel nostro impegno con delle proposte legislative che permettano ai malati di ottenere sempre delle migliori condizioni. La manovra che prevede il taglio delle pensioni dei medici torna sul tavolo del governo per una modifica, dopo che i sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 5 dicembre. Quindi manovra non del tutto blindata, ma lo sciopero si farà. C'è tutta l'intenzione e l'interesse di rivedere la norma, ha rassicurato il ministro della Salute Schillaci e si è detto disponibile a incontrare i sindacati per un confronto che ora attendono una convocazione. Di recente uno studio pubblicato su Clinical Nutrition ha rivelato come il caffè sia un buon alleato contro il diabete di tipo 2. Gli esperti infatti hanno dimostrato come bere 3-4 tazzine di caffè al giorno sia associato a un rischio di sviluppare la patologia inferiore al 25% rispetto a un consumo inferiore o nullo. Questo sarebbe dato dai polifenoli contenuti all'interno della miscela, che influisce in modo positivo sul metabolismo del glucosio e i processi antiossidanti. Per oggi è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.